Namaste, io sono Ace the Brave e questo è XCOM Enemy Unknown, episodio 38. Stavamo giusto inviando il nostro Sky Ranger. Lo voglio inviare esattamente con la stessa squadra di prima, con anche Lord Finisher, perché abbiamo bisogno magari di... voglio cercare di fare controllo mentale sull'etereo, che se riusciamo a trovarlo tanto bene, e gli altri devono ancora fare un po' di esperienza, quindi avviamo la missione. Tra l'altro non ci sono dei sectopod da poter buttare giù, quindi sono un pochino più tranquillo in questa missione. Strike 1, ci prepariamo ad atterrare. E avviamo l'assalto. L'area di questa operazione si trova in Canada. Sembra che gli alieni siano caduti in una zona scarsamente popolata. Se nell'area ci sono dei civili, spero che si tengano alla larga. Operazione inizio decaduto. Ah, inizio. Individua l'UFO e uccidi tutti gli alieni. Abbastanza semplice. Come vi dicevo, sto cercando di fare... Mancherebbero due missioni storia. Una è... Ne mancherebbe ufficialmente una, ma voglio cercare di avere una tecnologia in più. Ci troviamo a nord dello schianto. Strike 1 è in posizione per ingaggiare. Ok. Forte e chiaro, Big Sky. Controlleremo da qui quelle rilevazioni. Strike 1 è autorizzato ad attaccare la nave aliena. Qua c'è l'UFO molto molto aperto, quindi muoviamoci con King. Dov'è il nostro saltatore? Lì, eccola qua. Fuoco in corsa. Avanzo alla posizione di tiro. Mettiti qua e mettiti qua per iniziare. King lo possiamo muovere qua. Possiamo muovere Mr. Echo da questo lato. Mettiamo in guardia Cujo, che magari troviamo subito degli alieni. Paolo, idolo, lo muoviamo qua vicino. E Lord Finisher lo muoviamo qua davanti. Eccoli! Sono fluttuanti, fluttuanti normali questi? Uno lo uccidiamo proprio al volo. Fatto bene a mettere il cecchino. Ok, allora partiamo. Vi ho visti. Tu puoi intanto ucciderne uno. Un altro. Brava Cujo. Paolo idolo lo possiamo muovere. Puoi sparare da qua, 62%, prova. Sono dei fluttuanti semplici, quindi ne abbiamo già fatti fuori tre in un attimo. E aprendo questa porta. Nemici avvistati. Ok, qua c'è il cyber disco. Ok, vediamo subito di sparare con Paolo lì appena riusciamo ad avere una posizione migliore. 100%, e se fai fuoco rapido, provaci. Mancato il primo. Il secondo l'ha preso invece. Ok, Vescovo 75, vai. Esplode? Au. Lord Finisher si fa un po' di danni, però vabbè. C'è qualcuno che ha il... No, in questo momento no. Pensavo ci fosse qualcuno con il lo storditore per poter recuperare uno di questi, ma va bene lo stesso. Vai. Uccidi 5 alieni praticamente. Il sesto è quello. E se ne va via. Ci lasci qua così. Va bene, muoviamo Lord Finisher dentro. Muoviamo Paola lì. Possiamo muovere qua.
King può stare qui. Ecco, lo possiamo muovere su questa porta. Nemici avvistati. Oh, questi cosa sono? Crisalidi! Dove vi muovete? Vi muovete molto anche. Haha. Tu Cujo, che percentuale hai anche di fare un colpo in testa? Morto e sepolto. Fuori una crisalide intanto. E altre crisalide posso prenderle da qua con Paolo? Possiamo prenderne una? No, mancata. Prenderò la prossima volta. E tu resta pure in guardia allora, visto che dovrebbero forse attaccare anche su questo lato. Ok, eccola che arriva. 7 di energia. Secondo attacco in faccia mentre sta proprio scendendo. Bravissimo. E invece la seconda crisalide ci fa male a Mr. Echo, ma per fortuna è sopravvissuto. Mr. Echo, a te la tua vendetta. Vai. Decisione confermata. Vediamo di muovere anche Cujo adesso. La muoviamo qua. Paolo Idolo qui. Tu puoi metterti in fantasma. Ok, così possiamo andare un po' più avanti anche col fuoco in corsa. Ah, qua sarebbe uno scatto. Allora muoviti qua. Vedi qualcosa? No, però puoi metterti. Ah, ha già fatto lo scatto così, no? Ah no, può arrivare fin qua. Ok, ma non vedo ancora nessuno. Mettiti in guardia. King. Qui. Lord Finisher lo muoverei più o meno in mezzo. Qui, in modo che può. Cosa sta facendo? Ok, l'ho messo giù. Arriva un altro drone. E tocca a me. Perfetto. Pitbull se l'è in mezzo. Paolo Idolo. Paolo Idolo lo possiamo muovere qua sopra, dove volevo muovere prima Lord Finisher. Bene. Lord Finisher è in 90% su quello. Chi è che ha un altro tiro? Tu, 91, vai. King resta pure in guardia. Tu corri in avanti, che adesso ti faccio curare. Tu sei tanto indietro, quindi corri, corri, corri. E tu Lord Finisher, guardia. Ok, il drone non vuole saperne di saltare fuori, quindi andiamo qua con lo Finisher. Non lo vedi più. In guardia. Paola lì, qua sopra. E guardia. Paul King. Qui. Mister Echo, lo mettiamo qua. Cujo, ti posso mettere qua.
e Paolo Idolo lo mettiamo di qua. Cos'è stato? Eh sì, vi sento che siete là dentro. Lord Finisher. Ci servi qua. Voi restate in guardia. Mister Echo si mette in guardia qua sopra. Apri pure la porta. No, non vedo nient'altro. Cugio anche in guardia. E anche Paolo Idolo. Vediamo un po' se aprono quella porta o no. No, però vi sento. Ok, è arrivato il momento di aprire la porta. Cucù. No, non c'è ancora nessuno, quindi muoviamoci qua. In guardia. Mister Echo, qua. E ti fai curare. Riprenditi e torna là fuori. King, qua. Ecco, può arrivare qua. Tu puoi correre fino qua davanti. E tu, Paolo, puoi metterti qua dietro. E anche in guardia. La nave sembra finire qua, come potete vedere. Quindi vuol dire che sono qua, in questa stanza. Lord Finisher, qua. Apriamo le porte. Paolo apre l'altra. Guardia. Guardia. Attenzione, eccoli. Due Mutant Elite e un Etereo. Tu puoi colpire il 93 e il 90, questo 93 mi piace. Facciamo anche doppio colpo, così scende di un po', ma uno mancato e l'altro preso, 9 colpi. Sto per finire le munizioni. Paul King, da qua non puoi colpire? Sì che puoi colpire. E puoi colpire anche lui al 53%. Colpiamo lui. Ah, male. Non ha colpito il bersaglio. Vescovo. Difficile, son tanti. Tu vai qua. Ma che solo tu. Vescovo lo muoviamo qua. Molto rischioso qua, però almeno uno lo riesce a vedere e colpisci e lo uccide anche, bravo. Dieci danni alla faccia. Au, alla faccia. Ok, tu chi vedi? Vedi lui e puoi provare anche a controllarlo mentalmente? Solo 16. 93 e 53. Questo qua mi piace di più. Guarigione.
Ok, usiamo. Abbiamo bisogno di colpirlo però. Cugio, colpo in testa, vai. Ok, un bel critico, 18. Vediamo se adesso funzionano meglio le sue abilità. 16%. E facciamo. Proviamoci lo stesso in caso lo uccidiamo. Controllo mentale fallito. Strike. Paolo. Paolo, direi che puoi anche dargli attaccato. Vai. Non è più una minaccia. Comandante, l'operazione è stata un successo. Un successo e abbiamo recuperato un altro etereo, un altro cadavere di etereo e torniamo a casa. Finalmente un po' di promozione. Abbiamo Paolo Idolo che è diventato maggiore, ha tasche profonde quindi può usare due oggetti, e Capitano Cugio che a cui possiamo dare opportunista, oppure opportunista era per gli attacchi reattivi. Diamole carnefice. Ok, e continuiamo. Ho un po' di cadaveri vari e qualche elerium, qualche vasca, sì, altre cose, tanti belli oggettini che possiamo andare a vendere a qualcuno. Come vedete abbiamo un bel rifornimento di cose e un sacco di soldi. Ok, vediamo se riusciamo a trovare ancora qualcosa. Riparazione avanzata, bene. Ok, per il prossimo episodio avremo un terrorismo alieno, però visto che siamo molto molto in anticipo, usciamo un attimo e andiamo a vedere qualcosa in officina. Satellite Firestorm, i Firestorm sono buoni in giro. Ok, elettromagnetico, gabbie elettromagnetici. Come vedete adesso il gioco è molto molto più veloce da un certo punto di vista. Basterebbe cliccare camera di golpe. Quando il nostro volontario entrerà nella stanza, non si tornerà più indietro. È ciò per cui abbiamo lavorato finora. Probabilmente questo sarà l'apice di tutta la nostra ricerca, passata e futura. Se lo facciamo, iniziamo la missione finale in teoria, quindi aspettiamo ancora. Anzi, sapete che vi dico? Se non riusciamo a trovarlo dopo la missione di terrorismo, andiamo a farla, così abbiamo 40 episodi tondi tondi. Ok, con questo è tutto, ci vediamo al prossimo episodio. Io sono Ace the Brave, namaste and be brave.